L'ennesima declinazione in gioco di Il Signore degli Anelli è un living card game, uno dei giochi di carte della Fantasy Flight, comunque tradotto da Stratelibri, per cui è sufficiente già solo la scatola base, ma comunque personalizzabile attraverso le espansioni di cui diremo dopo. Si tratta di un solitario o cooperativo a due, che racchiude tutta una serie di avventure comprese nei 17 anni che vanno dal compleanno di Bilbo Baggins alla partenza di Frodo per la Contea. Quello di Nate French è un gioco a scenari, e la scatola base ne comprende tre di vario livello, oltre a questi componenti. Naturalmente il cuore del gioco sono le carte. Analizziamo prima quelle a disposizione dei giocatori, ciascuna appartenente ad una delle sfere di influenza, comando, sapere, spirito e tattica, indicate in basso a sinistra sulle carte eroe e a destra su tutte le altre. Alleati, aggregati ed eventi di una o più sfere di influenza mescolate tra loro costituiscono il mazzo di pesca del giocatore, mentre risultano già in gioco a inizio partita per ogni partecipante da 1 a 3 eroi, riconoscibili anche dalla presenza sulla carta di un valore di minaccia. Il gioco invece ci rema contro attraverso due mazzi distinti, il mazzo ricerca ed il mazzo incontri. Nella confezione sono presenti più mazzi ricerca, ciascuno identificativo di uno scenario. Ogni scenario quindi consiste in un mazzo sequenziale di carte fronte-retro. Su tutte queste carte c'è il nome dello scenario ed il titolo della scena in corso. Sulla destra del lato A di ogni carta ricerca troviamo una serie di simboli, corrispondono a quelli sulla destra di ogni carta incontro. Il mazzo incontri quindi è costituito dall'insieme di tutte le carte che riportano le icone indicate dallo scenario. Al suo interno possiamo trovare nemici, luoghi, perfidie ed obiettivi. Durante la partita ogni giocatore aggiorna il suo livello di minaccia facendo ruotare le decine e le unità sul suo indicatore di minaccia. Completano i componenti i segnalini danno, progresso, risorsa e il segnalino primo giocatore. Lo scopo è completare in sequenza tutti gli stage dello scenario scelto. Il mazzo incontri si compone mescolando tra loro le carte incontro che riportano le stesse icone di scenario. L'area di allestimento sarà composta da carte pescate dal mazzo incontri e poste davanti al mazzo ricerca. La si prepara seguendo le istruzioni del lato A della prima scena. La carta verso il fiume ci dice che dal mazzo incontri vanno pescate ed aggiunte all'area di allestimento due carte. Se non si tratta di una perfidia, ma di un luogo, come in questo caso, o di un nemico, la carta resta nell'area. Ciascun giocatore sceglie da 1 a 3 eroi da porre subito in gioco davanti a sé. Quindi compone il suo mazzo scegliendo e mischiando da un minimo di 50 tra le carte che riportano le stesse sfere di influenza dei suoi eroi. Va tenuto conto che non è possibile avere nel mazzo più di 3 copie della stessa carta. Ognuno poi somma i valori di minaccia dei suoi eroi e regola l'indicatore sul totale ottenuto. Ciascuno poi pesca 6 carte dal proprio mazzo e se non è soddisfatto ha diritto ad un unico mulligan, cioè le rimescola nel proprio mazzo e pesca le 6 definitive. I due al tavolo scelgono chi sarà il primo di turno e si comincia. La partita si svolge in una serie di turni, ciascuno composto da queste 7 fasi. Innanzitutto ognuno aggiunge una risorsa alla riserva di risorse di ogni eroe, poi pesca una carta. È ora di pianificare. A partire dal primo giocatore, al suo turno ognuno può giocare dalla sua mano quanti alleati e aggregati desidera. Il primo giocatore si limita a 2 aggregati. Il primo è l'oggetto arma Lama di Gondolin. Per giocare una carta il possessore deve pagare tante risorse quanto indicato in alto a sinistra e della stessa sfera di influenza. In questo caso l'unica risorsa rossa la fornisce Gimli ed è sufficiente per far entrare in gioco la lama. Gli aggregati vanno sempre associati ad un'altra carta indicata dal testo. In questo caso si tratta di un eroe ed il giocatore dà la lama a Gloin. Alcune carte riportano nel testo parole chiave. La lama di Gondolin riporta la parola limitato. Non è possibile attribuire a un personaggio più di 2 aggregati limitato. Un eventuale terzo aggregato di questo tipo farebbe scartare uno dei 2 precedenti. L'altro aggregato è il titolo sovrintendente di Gondor, che il giocatore vuole attribuire ad Aragorn e per farlo ha bisogno di 2 risorse viola, quelle di Aragorn e di Gloin. Come tutte le carte con questo simbolo, sovrintendente di Gondor è considerata una carta unica, ovvero nessuno può giocarne un'altra uguale.
Il primo cede la mano al secondo, che gioca un alleato. Il costo di Enmart Canto Fluente è di una risorsa verde, come quella di Beravor. Gli alleati sono personaggi esattamente come gli eroi, ma con caratteristiche mediamente inferiori, e ad essi vanno affiancati. Esistono anche aggregati da associare a carte dell'area di allestimento, come Potere della Terra, che al costo di una risorsa blu il giocatore può aggregare ad Argini dell'Anduin. D'ora in avanti questo luogo avrà un valore di minaccia non più di 1, ma di 0. Anche il secondo non vuole giocare altri alleati o aggregati, per cui si passa alla fase di ricerca. La ricerca è divisa in questi tre passi in successione. A partire dal primo, ognuno sceglie quale dei suoi personaggi coinvolgere nell'avanzamento della scena attuale. Il primo giocatore coinvolge nella ricerca il solo Aragorn, e per farlo deve esaurire il personaggio, ovvero ruotarlo di 90 gradi. Un personaggio non ruotato invece è definito pronto. Il secondo invece decide di coinvolgere sia l'alleato Enemart Cantofluente che due eroi, cioè Glorfindel ed Eowyn. Segue il passo in cui dal mazzo incontri vengono pescate tante carte quanti sono i giocatori. La prima è una perfidia. Le perfidie non si aggiungono all'area di allestimento, ma se ne esegue il testo. Delle carte che riportano questa linea intermedia, in questa fase si legge solo il testo superiore. E come tutte le carte che riportano la dicitura, quando rivelata, se ne risolve l'effetto immediatamente. Oltre alla seconda carta che andava già pescata dal mazzo incontri, Raduno Notturno obbliga a pescarne altre due, quanto il numero di giocatori. La seconda è un nemico, e come i luoghi va aggiunta all'area di allestimento, così come anche la terza e la quarta. I corvi orientali però riportano la parola chiave Impeto, che costringe alla pesca di un'ulteriore carta. Si tratta del nemico Orchi di Dol Guldur, che appena rivelata costringe il primo giocatore ad infliggere due danni ad un personaggio coinvolto in una ricerca. Sceglie Enemart Cantofluente e i due danni vengono rappresentati dai due segnalini posti sulla carta. Ogni ferita riduce di 1 il numero di punti ferita indicati in rosso, e poiché a questo alleato basta una ferita per arrivare a 0 e quindi morire, i due danni sono più che sufficienti per eliminare l'alleato dal gioco e porne la carta in cima alla pila degli scarti del proprietario. Enamart non darà più il suo contributo alla ricerca in corso. Qualsiasi sia la fase, dopo ogni passo, anche nel turno dell'altro, è sempre possibile giocare azioni, ovvero quanti effetti si desidera tra le carte in gioco che riportino la dicitura azione, come quella di Eowyn, la cui forza di volontà sale a 5, dal momento che uno dei due giocatori scarta una carta dalla sua mano. Le carte evento invece sono le uniche azioni che si giocano direttamente dalla mano, e alcune sono specifiche di una fase, come Sentieri Segreti, che può essere giocata solo in questa fase di ricerca per annullare temporaneamente la forza della minaccia di campi iridati. È tempo di confrontare la forza di volontà complessiva dei personaggi coinvolti nella ricerca con la forza della minaccia di tutte le carte nell'area di allestimento. I personaggi sono a 2 di Aragorn, più 3 di Glorfindel, più 5 di Eowyn grazie alla sua azione, per un totale di 10. Contro 2, più 1, più 2, più 3, perché la minaccia di campi iridati è momentaneamente annullata e quella di Argini dell'Anduin lo è permanentemente. Quindi minaccia totale 8. Essendo la volontà più elevata, la ricerca ha avuto successo e la scena progredisce. I giocatori piazzano sul lato B della scena in corso tanti segnalini progresso quanto la differenza tra i due valori, quindi 2. Se, al contrario, la minaccia avesse prevalso sulla volontà, ogni giocatore avrebbe incrementato la propria minaccia della differenza. Nulla accade in caso di parità. È terminato un altro passo, quindi è possibile giocare altre azioni e ne hanno anche gli aggregati, come Sovrintendente di Gondor, che se esaurito dà due risorse ad Aragorn. Alcune carte riportano la dicitura risposta. Questi effetti possono essere attivati in risposta, appunto, all'evento indicato. Aragorn può ritornare pronto al costo di una risorsa dalla sua riserva, proprio perché appena coinvolto in una ricerca. La ricerca è terminata, quindi si scartano le azioni limitate a questa fase. Segue il viaggio. I giocatori possono decidere di viaggiare verso uno dei luoghi presenti nell'area di allestimento. In questo caso decidono di viaggiare verso i campi iridati, che posti di fianco alla scena attuale diventano il luogo attivo. Da questo momento saranno considerati i campi iridati, e non più la scena, come la ricerca in corso. Può esserci un solo luogo attivo alla volta.
Siamo agli incontri. Anche qui due passi da eseguire. Innanzitutto, ciascuno può ingaggiare volontariamente un nemico dall'area di allestimento. È solo il primo a scegliere gli orchi di Dol Guldur che pone di fronte a sé. Il resto dei nemici viene ingaggiato involontariamente nella fase successiva, ma i nemici che vengono ingaggiati sono solo quelli che presentano un valore di ingaggio pari o inferiore al livello di minaccia dei giocatori. Poiché il 40 della vipera è superiore sia al 32 del primo giocatore che al 31 del secondo, la vipera dell'acquitrino è esclusa dalla verifica di ingaggio. Per tutti gli altri si procede in questo modo. A partire dal primo giocatore, ciascuno ingaggia il nemico col maggior valore di ingaggio, che sia però pari o inferiore al proprio livello di minaccia. Così i corvi, che tra questi due hanno l'ingaggio più alto, sono comunque inferiori con il 30 al livello di minaccia di 32 del primo giocatore, che quindi deve ingaggiarli. Tocca al secondo, che ha minaccia superiore a 15 e quindi deve ingaggiare i goblin. Si procede così, a turno, sino a che l'area è ripulita da tutti i nemici ingaggiabili. È solo adesso che si procede al combattimento. Prima vengono assegnate le carte ombra, ovvero a partire dal primo giocatore viene assegnata coperta una carta incontri ad ogni nemico ingaggiato, procedendo in ordine decrescente di valore di ingaggio. Completato questo passo, sono prima i nemici ad attaccare. Inizia il primo giocatore a risolvere gli attacchi di tutti i suoi nemici uno alla volta. Sceglie un attaccante, gli orchi di Dol Guldur, poi può dichiarare uno solo dei suoi personaggi pronti come difensore, e sceglie Gimli, che quindi viene esaurito. Ora può risolvere l'effetto ombra. Se la carta ha l'icona effetto ombra, si verifica quanto riportato sotto. In questo caso Gimli non conta la sua difesa. Nell'attacco quindi si sottrae alla forza offensiva del nemico, 2, la forza difensiva di Gimli, che sarebbe 2, ma è annullata dall'effetto ombra. La differenza di 2 si tramuta in 2 danni per Gimli. Ora tocca ai corvi attaccare. Il giocatore stavolta sceglie di non contrapporgli nessuno, così passa direttamente a risolvere l'effetto ombra. Poiché l'attacco è incontrastato, l'attacco guadagna un più 2, quindi da 1 sale a 3. In un attacco incontrastato il giocatore trasforma tutta la forza offensiva direttamente in danno per uno qualsiasi dei suoi eroi, senza che questi possa opporre la sua difesa. Sceglie Gimli, a cui vanno 3 danni, e poiché le ferite ricevute eguagliano i suoi punti ferita, il personaggio è ucciso e posto fra gli scarti. Ora va risolto l'attacco dei goblin ai danni del secondo giocatore, che pure opta per un attacco incontrastato, senza assegnare difensori. Stavolta la carta non ha effetti ombra, quindi è la sola forza 2 a fare 2 danni a un eroe a scelta e il giocatore sceglie Beravor. Adesso sta ai personaggi dei giocatori attaccare i nemici uno alla volta. Sempre a partire dal primo, il giocatore sceglie un nemico, gli orchi, e poi vi associa uno o più dei propri personaggi pronti come attaccanti. Combinano il loro attacco, Gloin, che contro gli orchi guadagna 1 in forza offensiva. E poi Aragorn, per un totale di 3 più 3, 6 in attacco. A questo va sottratta la forza difensiva del nemico, 0, e la differenza di 6 danni è più che sufficiente per distruggerlo. Quindi scartiamo il nemico assieme alla sua carta ombra. In risposta a ciò, Gloin aggiunge un segnalino alla ricerca in corso che, ricordiamo, non è più la scena, ma il luogo attivo. Il giocatore non ha più personaggi pronti ad attaccare i corvi che restano ingaggiati, quindi la mano passa al secondo. Solo Beravor può essere esaurito per attaccare i goblin, e sottraendo al suo attacco 2 la difesa 1, gli fa un danno. Gli restano ancora 2 punti ferita, quindi anche i goblin restano ingaggiati col giocatore. Nel chiudere la fase si scartano le carte ombra. Resta il riordino, nel corso del quale tutte le carte esaurite tornano pronte. Il segnalino primo giocatore passa di mano e tutti incrementano di 1 la propria minaccia. Alcune carte però sono contraddistinte dall'attivazione obbligato, che ne fa eseguire l'effetto non appena si verifica la condizione indicata. In quanto luogo attivo, Campi Iridati costringe tutti ad un punto minaccia in più. Inizia un nuovo turno e nella fase risorse, in mancanza di Gimli, il secondo giocatore raccoglie 2 sole risorse. Durante la pianificazione, il primo giocatore gioca un alleato, Gandalf. Si tratta di una carta neutrale, cioè non appartenente ad alcuna sfera di influenza, e per questo le 5 risorse di cui ha bisogno possono essere pagate da qualsiasi sfera di influenza.
In risposta a ciò, il giocatore può beneficiare di uno dei tre effetti indicati e sceglie di infliggere 4 danni alla vipera, che sebbene ancora nell'area di allestimento va considerata in gioco. Stavolta tutti partecipano alla ricerca, con una forza di volontà complessiva di 17, mentre dopo l'allestimento il valore di minaccia complessivo è di 5, la differenza è 12. Di questi 12, 2 vanno necessariamente all'esplorazione del luogo attivo. Appena i segnalini eguagliano in numero i punti ricerca, la carta va scartata ed i restanti segnalini vanno piazzati sulla scena, che è ritornata ad essere ricerca attuale. Dei 10 che restano, ne bastano 6 per eguagliare anche questi punti ricerca ed avanzare così alla scena successiva. Le eccedenze vengono perse. Superata la scena, i segnalini si scartano e si leggono le istruzioni di preparazione e condizioni di superamento della scena 2. La partita prosegue in questo modo sino a che termina con la vittoria se almeno un giocatore sopravvive al completamento dell'ultima scena, o con la sconfitta se entrambi sono stati eliminati prima. Un giocatore viene eliminato se vengono uccisi tutti i suoi eroi o non appena raggiunge i 50 punti minaccia. La sfida è molto impegnativa, soprattutto quando si affrontano gli scenari di livello medio e alto. Il regolamento poi suggerisce anche la possibilità di giocare in 4 con 2 confezioni, però personalmente le 2 confezioni le ho sfruttate per superare le quest più difficili, modificando di volta in volta il mazzo del giocatore come da regolamento da torneo. Quindi il mio consiglio è accantonare innanzitutto il gioco semplificato e divertirsi sin da subito con la personalizzazione del mazzo, ricorrendo alle sfere di influenza che più vi ispirano. Naturalmente mi sono aiutato anche con le espansioni. Ce ne sono di 2 tipi. Ogni Adventure Pack introduce uno scenario nuovo e carte per il giocatore. Le Quest Pack Deluxe invece aree della Terra di Mezzo completamente nuove da esplorare. Di entrambe ce ne sono a bizzeffe, anche tradotte in italiano. Il gioco di carte cooperativo per 2 quindi mancava un po', e questo unito ad una confezione così ben fatta non poteva che decretare il successo di questa ennesima trasposizione del racconto di Tolkien. Noi con questo abbiamo finito, anche se solo per questa volta. Quindi alla prossima!